Ragazzi, oggi continuiamo. Allora, la prima cosa che noi faremo prima di passare il trasparente sarà levigare un po' quei punti in cui il bronzo ha creato, diciamo, delle schegge che potrebbe far male a qualcuno che magari vuole pulire il tavolino. Quindi si sono create quelle schegge dovute al fatto che è stato tagliato il pezzo di bronzo, quindi magari si crea quella scheggetta che può far male. Quindi perciò vi dico sempre di utilizzare, di comprare questi strumenti. Utilizzeremo il Dremel, vabbè, non è il Dremel, perché il Dremel l'ho tolto da mezzo proprio perché si rompeva spesso. E quindi utilizzeremo due punte, o questa o questa. Questa serve per tagliare il ferro, questa serve per levigare la ceramica. Quindi noi andremo a passare la mano, vedete? Allora, qua abbiamo una scheggetta che potrebbe fare male, quindi noi la togliamo. Quindi automaticamente noi passiamo le mani da tutte le parti, per esempio qui. Potremmo, in questo caso qui, potremmo anche utilizzare il martello. Quindi noi andremo a utilizzare sia il martello che voilà, vedete qua, potrebbe fare male perché si è creato, diciamo, una punta, quindi dobbiamo togliere questa punta. Utilizzeremo il Dremel e il martello. Prima di operare, logicamente, noi andremo a vedere tutto. Quindi, prima di operare con la pittura trasparente e la resina. A più tardi. Voilà. Allora, adesso, ragazzi, con un martello tenderemo ad ammaccare un po' quei pezzi che hanno bisogno di essere completamente aderiti al tavolino. Allora, ragazzi, abbiamo fatto tutto il possibile, abbiamo anche fatto qualche ritocchino con le parti che abbiamo, diciamo, tolto, cioè queste piccole smagliature che creano danno alle mani se pulisci. Quindi adesso è praticamente tutto perfetto, quindi abbiamo fatto questi ritocchi. Adesso quello che noi faremo sarà passare il trasparente sopra, quindi facciamo passare il trasparente e quindi facciamo seccare. Allora, ragazzi, abbiamo passato quindi adesso lo spray trasparente, quindi lasciamo seccare anche per oggi pomeriggio, perché questi sono spray trasparenti che si seccano subito. Quindi anche oggi pomeriggio potremmo iniziare praticamente la resina, però comunque aspetto sempre un giorno, intanto sono cose artistiche che facciamo noi, quindi automaticamente un giorno in più, un giorno in meno, per il momento non è venduto, quindi se aspettiamo un giorno il lavoro viene meglio. Allora, volevo oggi però fare un'altra puntata, quindi stacchiamo adesso con questa puntata ed iniziamo un'altra, quindi 1, 2, 3, stack. Buono! Allora, ragazzi, abbiamo passato adesso la resina Diamond, quindi come vedete adesso è liquida, però comunque è solida, poi rimarrà così, quindi rimarrà lucida così. Però la resina, questa qui, mi serve in particolar modo per togliere le granature che si fanno con la pittura, perché il verde che voi vedete, quello lì verde scuro, logicamente ha un po' di rialzino, ma non si può affinare, perché se si affina si toglie. Mentre poi mettendoci la resina sopra diventa tutto pari livello e automaticamente mi incolla per sempre questi pezzi di bronzo. Quindi abbiamo passato la resina da tutte le parti. Vi raccomando sempre di lasciare passare l'aria almeno per le 4 ore,
perché nelle 4 ore sono quelle là della fase di seccaggio. Non vi importa se fa più freddo, normalmente la temperatura deve essere ai 15 gradi, però questo non vi deve interessare, vi deve interessare di far passare l'aria. Voilà, allora a domani mattina, domani sera voglio dire che faremo il passaggio poi con la pittura e quindi sarà poi terminato il nostro tavolino e quindi tutta la scultura è proprio completamente finita. Ciao ciao a tutti. E voilà ragazzi, opera completamente terminata, quindi abbiamo finito tutto con la pittura, tutto, adesso l'opera è completamente terminata. Guardate che bella, guardate che bella figura, è una stanza diciamo su per giù beige. Ovviamente è una figata. Allora facciamo anche un piccolo applauso, perché giustamente credo che me lo merito. Voilà, e quindi ragazzi è terminata così tutta la situazione, ho fatto anche un piccolo video che servirà per la presentazione, perché Altmaier ha aggiunto una nuova cosa che potete mettere video. Questo che cos'è? Ragazzi, questa qua è la pittura, la Syntex. No, mo ci vi accettate qualche cosa per bloccare. Questa qua è la Syntex. In poche parole, io quando ho messo questo sopra, praticamente che cosa ha fatto? Il piedino ha staccato un pezzo e se ne è venuta tutta la pittura Syntex a meno qui. E quindi questo fa capire, vedete, diventa come un preservativo, cioè e quindi non è consigliabile per le parti come queste, per esempio, che dovete andare a mettere un qualcosa sopra, perché non è consigliabile. Quindi però le altre parti dove non viene niente toccato va bene, ma qua è rimasta quindi poi la resina. Allora, ciao ciao a tutti, alla prossima scultura, bye bye.